Il mio ruolo naturale è mediano davanti alla difesa, e poi qualche volta ho fatto anche la mezzala, però diciamo che dove riesco a esprimermi meglio è davanti alla difesa. No, Preferisco a tre, però se quindi c'è... regista classico, Sì, vertice basso. esatto, vertice basso. Poi se c'è da giocare a due va benissimo, gioco anche a due. No, a me piace costruire il gioco, partire, giocare palla a terra, andare a prendere la palla e giocare. Poi non disdegno insomma anche la fase di interdizione, sono abbastanza bravo nel gioco aereo, quindi niente, spero di poter dare una mano. Un periodo di adattamento ci sta, sicuramente gli allenamenti sono un po' diversi, l'intensità è più alta, lo staff cura tutto comunque nei minimi dettagli, ci dà tutto quello che ci serve, quindi poi l'adattamento, c'è un periodo di adattamento che comunque deve essere breve perché devo essere bravo ad adattarmi velocemente. Sì, sicuramente è stato molto importante per me perché mi ha lanciato nei professionisti e mi ha insegnato molto perché... Cioè, è riuscito a modificare il mio gioco, visto che una volta giocavo molto più orizzontale, molto più con passaggi più semplici, invece lui nel suo gioco voleva che i centrocampisti verticalizzassero sempre, e quindi che è quello che i centrocampisti devono fare, e quindi mi ha dato tanto sotto questo aspetto. Beh, chi non vorrebbe giocare in Serie A? Penso sia il sogno di qualunque giocatore giocare in Serie A, però adesso sono qui a Perugia e devo cercare di far bene, pensare a Perugia e insomma non vedo l'ora di scendere in campo. Adesso vediamo questi mesi come vanno, poi abbiamo parlato con la società che se c'è questa possibilità sicuramente sarà la prima scelta sarà rimanere qua. Ma è un accordo verbale o c'è un'opzione in sede Verbale, d'accordo? Solo verbale, verbale. Quindi al momento è prestito secco. sì. Grazie.